E questo era il Training the Rogue Age. Però la prima che abbiamo ascoltato era degli Amnesia, World of Chaos. E ora chi ci spiega dei tre questa canzone? Io, Alessio. Alessio, perfetto. Allora, World of Chaos è principalmente la nostra visione del mondo, cioè la visione del mondo di sei persone che all'interno di un testo hanno trovato una chimica, un'alchimia, e sono riusciti a descrivere quello che vedono intorno a loro. Noi nel testo appunto parliamo di cosa succede, secondo noi ovviamente, nel mondo. E di conseguenza quello che pensiamo noi, ecco. Più nel dettaglio, mi ha E incuriosito questa cosa spesso anche perché è un momento un po' particolare nel mondo. sì. È capitato un po' a cecio, diciamo, come si dice a Roma. Che spesso, ecco, le cose che andrebbero dette non vengono dette, e in alcune occasioni, anzi, forse in molte, noi ci domandiamo se siamo ciechi o se non vogliamo vedere quello che succede, proprio per citare il testo della canzone. Ok, sentite un attimo, chi è che ha messo la prima nota o la prima parola? Alessio, diciamo che questo testo parte da Alessio, però siamo riusciti comunque a farlo nostro e ad essere d'accordo anche essendo in sé con questa visione del mondo, perché l'uomo molto spesso è il creatore di disastri e sofferenze e finge di non vedere questa realtà. Infatti, appunto, balliamo nel mondo del caos che noi stessi abbiamo creato. Questo è quello che abbiamo creato, è questo che viene detto appunto nel testo. Perché appunto molto spesso siamo noi la causa delle nostre sofferenze e non ce ne rendiamo conto, non vogliamo vederlo. Vi voglio fare una domanda un po' sull'attualità e un po' sulla vostra canzone. Come se uno vi dicesse, applicate la vostra canzone alla situazione odierna. Vedo il genio che l'ha ispirato, ce l'ha. Allora, sicuramente è una situazione particolare, ma già da quando abbiamo cominciato a comporre, da quando, diciamo, abbiamo lavorato su un testo che, appunto, come è stato già detto, è partito da Alessio, e abbiamo un po' messo insieme, mi ricordo bene una scena in cui tutti quanti chiusi dentro uno studio e siamo messi a scrivere, abbiamo preso sto testo e abbiamo cominciato, uno cancellava una parola, uno ci metteva un'altra frase, poi alla fine. Così è uscito, dopo un po' di tempo è uscito questo testo qui e ripensandoci vediamo come si bacia in qualche modo con la situazione attuale che è piena di macelli e di avvenimenti che in qualche modo scombussolano un po' tutta la tranquillità che in qualche modo si era andata a creare. Apparentemente poi ovviamente se uno va a vedere più a fondo è sempre stata un po' così, un po' Un turbolenta. po' così, però da ieri che è iniziato questo giubileo, le Certo, acque si sono un po' movimentate. è sempre la paura un po' Sì, no, di pure qualcosa. Certo, anche la polizia, sono aumentate le pattuglie in tutta Roma. Poi si vede molta più gente intanto a Termini che strariva ah, proprio ancora la non ci sono stato, gente. quindi voglio. È tipo, hai presente le scene di Hunger Game quando le chiudono nell'arena? Più o meno è Sì. così. Un po' se la chiudono i cancelli, partono gli Hunger Game, la gente si ammazza lì dentro, succederebbe più o meno una cosa del genere. Poi parliamo pure del labirinto che c'è sotto a Termini, che là, Capito. tipo il labirinto del fauno, più o meno quando lei si perde, che Perfetto. dice dove sono? Ecco Riferimenti Termini, questo è molto Termini. precisi. Questa è la nostra Roma di oggi. E questo è un po' un World of Chaos di tutta questa Esatto. situazione. E l'avete scritto in inglese. Yes. Com'è? Allora, abbiamo questa, non la chiamerei fissa, un po' una tendenza, ecco, da parte di alcuni membri e di un po' di tutti quanti, ad avere appunto questo stile qui, sia per una conoscenza appunto della lingua che ci piace sempre approfondire e ci piace sperimentare in qualche modo. Abbiamo appunto questa tendenza qui. Vedi qualcosa, prego. Vai, passatevi il microfono Yes. tranquillo. Poi consideriamo che l'inglese è parlato ormai in moltissime parti del mondo e quindi ci è sembrata un'occasione per far arrivare il nostro messaggio a più persone, quindi per coinvolgere un numero maggiore di persone. Però prima mi stavate anche dando un po' ragione sul fatto, ad esempio, X Factor.
siamo alla finale, nemmeno un brano in italiano, un po' una cosa, è un po' triste più che altro perché non portiamo avanti, è la nostra lingua, certo. E poi è nato qui. Certo, no, su questo mi trovi d'accordo, infatti sono d'accordo sul fatto che soprattutto questi concorsi qui dovrebbero, italiani, dovrebbero promuovere appunto la qualunque forma artistica appunto in lingua, e comunque in qualche modo mandi avanti la, tutte appunto queste forme artistiche in lingua italiana. Poi ovviamente sono molti artisti che invece cercano di promuovere la propria musica, anche chi scrive, ad esempio ho visto molte persone che scrivono anche libri o cose del genere, che si dilettano a scrivere appunto in lingua inglese. Non so perché magari risulta... lì andiamo su un discorso un po' più complicato. Certo, sì, vabbè, poi glieli traducono, cioè tante volte loro scrivono. Ma sì, beh, certo. Pure in burinese, tagliacozzano, e poi c'è chi glielo risistema tutto quanto, quindi certo, là certo. Il discorso è proprio, parliamo di gente, aspetta, come si chiama? I Ghostwriter, ora li chiamano così, che così, vabbè, quelli che certo. Ghostwriter sono un po' questi. Secondo me bisognerebbe trovare un equilibrio, un compromesso in ogni cosa, lasciare appunto quella che è la nostra lingua e esprimersi anche in lingua straniera per poter appunto arrivare